kid from school. He's teaching mamas and papas how to be a little cool. He's changing fashion the way he dress. Attracted to old and the hoodies. La regina della satira in Italia, ti stimo. Beh, la Letizietto è fantastica. Letizietto è una comica che merita grande stima per il fatto che riesce sempre a dire tutto senza peli sulla lingua. Bene, sono molto contenta di essere qui, soprattutto perché c'è l'aria condizionata. Allora, anzi, prima di sederci, nostra buona abitudine. Ma quelli vestiti di viola cosa cambiano da quelli vestiti di giallo? Allora, spiego subito, facciamo così. Allora, in maglietta abbiamo due giurie qui. Dai 13 ai 15 anni, la giuria in maglia gialla generator più 13. In maglietta color glicina. Vinaccia. Da 16 ai 18 anni, i ragazzi generator più 16. Da imbecille, da mollusco, con che coraggio hai potuto tradirti sulla faccia da protozoo? Ma aspetta, fammi parlare, ti spiego un attimo, guarda che non è come pensi, proprio... Non mentire, Gabriele, non mentire! Ti prego, aspetta, posso spiegarti, fammi parlare, perdonami, ma certe cose possono succedere. Rappresenti tutti noi, il pensiero di tutte le donne d'Italia, secondo me, è tutto quello che noi vorremmo dire. È uno dei simboli della femminilità tutta all'italiana, uno dei simboli del nostro femminismo contemporaneo. Kids fighting up the lane. Ad ascoltare un certo tipo di linguaggio che non è quello classico della televisione, che ti rimbesuisce, stai davanti al divano e diventi imbecille. Quindi secondo me è un movimento, bisogna vedere dove va a finire. Purtroppo ci sono pochi soldi, questo comunque in qualche modo pregiudica anche lo sviluppo, questo è un dato di fatto. Insomma, il tuo pungiglione dove va a finire oggi? Dipende cosa mi chiedete. Io, allora, se io dobbiamo parlare di cinema, se stiamo ancora nel seminato cinema, che cos'è che manca? Pungiglione, chi vogliamo punire? Lo Stato che non dà i soldi? Lo Stato che invece dovrebbe detassare? Chi è il colpevole di questo stallo? La mancanza di produttori intelligenti tipo Dino De Laurentiis, Carlo Ponti, che non ci sono più? Ma non è vero, le persone ci sono, e che il problema sono sostanzialmente i soldi, secondo me, perché si pensa che la cultura sia una cosa marginale, cioè che in un certo senso è anche vero, perché ci sono delle cose comunque altrettanto importanti come la devi fare con uno che ami, di cui sei innamorata, ci deve essere sentimento, non è che si può fare per amicizia, capito? Non è un libro della biblioteca che insomma, lo dà in prestito, questa è una roba d'amore, capisci? D'amore! E l'uomo con cui lo fa deve essere importante per te.